Witam Państwa pięknie w PL1, Edyta Paradowska. Proszę Państwa, w listopadzie w PL1 rozmawiałam z księdzem prałatem Romanem Kneblewskim o apelu arcybiskupa Carlo Mario Vigano, który w bezkompromisowych słowach podsumowuje obecną sytuację na świecie i mówi, że to, co się dzieje, to zbrodniczy plan globalistów, którego celem ma być wielki reset i nowy porządek świata. Ostrzega, że nie wolno nam mieć złudzeń. Do tego świata, który będzie piekielnym chaosem, wejdą tylko ci, którzy uwielbią Lucyfera, otrzymają lucyferiańską inicjację. Arcybiskup wzywa do walki, do stworzenia światowego manifestu antyglobalistycznego. I proszę Państwa, taki manifest już powstał. Opracował go nasz dzisiejszy gość, profesor Massimo Villone, przewodniczący Konfederacji Triari we Włoszech. Witamy, panie profesorze. Buongiorno, grazie per l'invito. Panie profesorze, pisze pan, że żaden kompromis już nie jest możliwy i wzywa pan do kontrrewolucji. Co konkretnie ma pan na myśli? Beh, non è più possibile non capire quello che sta accadendo nel mondo, in particolare poi nell'Occidente, in Europa, in Italia, ma ovunque, anche in Polonia, ovunque. Non è più possibile perché c'è chi lo ha capito fin dall'inizio, fin dal marzo 2020. È stato chiamato complottista. Poi le cose sono andate esattamente come dicevamo noi fin dall'inizio che sarebbero andate e siamo stati chiamati Novax. Adesso la situazione è tale per cui è evidente che insomma si è instaurato un totalitarismo sanitario che approfitta di un virus molto probabilmente creato ad arte per stabilire un dominio mondiale, diciamo così, che mira, allora dicevo, si è instaurato un sistema di totalitarismo sanitario finalizzato alla creazione di un nuovo ordine mondiale tramite un vaccino che almeno qui in Italia sta creando morti ogni giorno. E soprattutto tra i giovani e praticamente è impossibile oggi appunto non comprendere che si tratta evidentemente di un grande piano. Ecco, pensate solamente all'Italia dove è arrivato al potere un uomo per eccellenza della superfinanza globalista. Questo uomo non è votato da nessuno, mai votato, mai appoggiato da tutti i partiti. Tutti, sinistra, centro e destra, tutti. E nel suo programma, nel programma di governo, ha aperto un ministero nuovo, mai creato prima, il Ministero della Transizione Ecologica, che nessuno sa cos'è, o meglio, lo capiamo, lo immaginiamo, ma questo fa capire che porta avanti un'agenda prestabilita. Pertanto, dinanzi anche alle morti quotidiane, parlo per l'Italia, ma penso ovunque, dinanzi alle morti quotidiane per vaccino, è evidente che nonostante questo, in Italia si continua a imporre il vaccino. Siamo arrivati alla terza fase del vaccino, alla terza ondata, e i casi continuano ad aumentare. Quindi il vaccino, nella migliore delle ipotesi, non serve a niente. Ma in realtà, sta uccidendo le persone e chissà quali danni farà nel futuro. Per questo è impossibile non capire che siamo dinanzi a un piano mondiale per creare quel nuovo ordine mondiale di cui loro stessi parlano tutti i giorni, la famosa Agenda 2030. Perché non è più possibile scendere a compromessi?